Nel 2017 le previsioni di George Orwell nel libro 1984 sono diventate realtà. Wikileaks, il sito pubblico di condivisione di documenti segreti creato da Julian Assange, ha pubblicato 8671 file riservati della CIA, l'agenzia americana di spionaggio, in cui svela che fin dall'inizio del 2014 ha infettato smart TV, smartphone e tutti gli altri elettrodomestici o veicoli connessi in rete. Un modo inaspettato per sorvegliare i potenti, ma è possibile difendersi? A mio parere serve dell'attenzione, quindi non esiste software in proposito, nel che cosa rendo digitale e metto disponibile sul mio computer e sul mio telefono. A fronte di questo sicuramente ho molto controllo su cosa condividere con chi. Io la domanda che invito sempre a farsi è: stai per mandare un SMS, un WhatsApp, stai per mandare anche una chat privata su Facebook? Chiediti se vorresti vedere quella cosa appesa nella piazza principale del paese e se la risposta è no, non mandarlo. Il programma usato dalla CIA si chiama Weeping Angel, l'angelo piangente, secondo Wikileaks, ed è in grado di infestare le smart TV, trasformandole in microfoni e telecamere controllate a distanza. Lo stesso può accadere con gli smartphone e i computer di bordo di auto e camion. Uno dei modi per evitare che del malware occupi i nostri tablet è coprire semplicemente la camera frontale con un adesivo. Anche chi si occupa della sicurezza informatica del pontefice ci ha pensato, anche se nessuno lo confermerà mai. Tanto è vero che nelle immagini in cui Papa Francesco è visto con un tablet in mano, la camera frontale è coperta proprio da un adesivo con il simbolo della Santa Sede.